Ciao a tutti ragazzi, come ho anticipato ieri, oggi andiamo a vedere la PS4 Pro Limited Edition di Death Stranding. Ora, io in realtà sul gioco ci ho parlato tanto ieri, quindi non mi sto a dilungare adesso. Vi posso dire, ecco, questo sì, che ci sto giocando da ieri, quindi da quasi 24 ore, ho su forse 6-7 ore di gioco, non tantissimo. E quindi ecco anche un po' presto per trarre dei giudizi. Quello che vi posso dire è che l'esperienza che sto vivendo, perché la vivo molto come un'esperienza questo gioco, è qualcosa di straordinario, di credo mai anche vissuto prima, a livello di immersione, a livello di realismo degli ambienti, dei paesaggi, le musiche, cioè è una cosa strepitosa, veramente immersivo come pochi. L'unica cosa che mi è venuta in mente giocandoci è che, nonostante per me sia un'opera suprema, a qualcuno potrebbe invece un po' annoiare, perché effettivamente non è un gioco per tutti, diciamo la verità. Io penso che Kojima stesso, ecco, quando l'ha realizzato, lo ha inteso come un'opera non per tutti. Diciamo che a tratti mi ha ricordato alcune fasi di Red Dead Redemption, che a me sono piaciute tantissimo, il secondo, cioè le fasi esplorative, le camminate, no? I viaggi a cavallo, i paesaggi, tutto. A qualcuno invece annoiavano e faceva il viaggio rapido. Quindi, ecco. È un gioco, secondo me, che per me è maestoso, è supremo veramente, però capisco anche che non è per tutti, quindi nel consigliarlo, secondo me, bisogna sempre valutare questa cosa qua, che può essere bello quanto volete, però potrebbe veramente non essere per tutti. A me piace, nonostante la mancanza d'azione, almeno per le prime ore, parlo, poi non lo so, però è un'esperienza di un'immersività veramente mai vista, ve lo giuro, mentre camminate per queste montagne, queste valli, questi boschi. Cioè, sembra di essere lì veramente, sembra vero. Non voglio dilungarmi oltre, però è così, secondo me. Quindi per me è veramente un acquisto imprescindibile. Però, ripeto, valutatelo da voi. Tra l'altro, mi è arrivata anche la special, quella da 80 euro che Amazon l'ha messa a 50 in realtà durante gli Amazon Days, quindi questa qua magari non sto neanche ad aprirla, però la vediamo nel video appunto che volevo fare di riepilogo, tra virgolette. E per quanto riguarda la console invece, quando l'hanno annunciata io sinceramente non me l'aspettavo, perché pensavo l'annunciassero contestualmente, no? Sia le collector che le console. Quando la console non l'hanno annunciata a giugno, io pensavo che non la facessero per i motivi che forse ho anche già detto in qualche video, cioè secondo me una console a prezzo pieno a fine generazione è un po' un suicidio commerciale. Infatti, hanno dovuto tagliare il prezzo di 60 euro su questa perché secondo me non ne hanno vendute quasi un cazzo. Quindi c'è questo aspetto che secondo me poteva anche giustificare l'assenza di questa console. Invece, a sorpresa, l'hanno annunciata cos'è a settembre, se non sbaglio, e ovviamente mi sono preferito a prenderla perché comunque vabbè, non esiste che non la dovessi prendere, cioè era ovvio che l'avrei presa. E sinceramente quando l'hanno fatta vedere, l'hanno annunciata nel video durante una PlayStation Experience, se non sbaglio, sono rimasto abbastanza colpito dal design della console, perché me l'ero immaginata una console brandizzata di Death Stranding io negli anni, comunque in passato, e sinceramente ero convinto che avrebbe avuto una predominanza di colori neri. Praticamente io me lo immaginavo a un certo punto anche tutta nera con il logo Death Stranding tipo questo, no? Comunque anche se molto semplice, poteva starci. E invece è proprio l'opposto, quindi il colore principale è il bianco, cosa che non mi sarei mai aspettato. Quindi mi ha un attimino destabilizzato quando l'ho vista, però comunque l'ho vista anche dal vivo appunto a Londra e quant'altro, a me piace veramente da matti. Che dire, è ancora disponibile se vi interessa. Oggi sono andato a ritirarla, ce n'erano mi sembra 7 copie con la mia nel negozio GameStop perché è esclusiva, e mi sembra che 2 o 3 erano anche libere, quindi io penso che sul sito disponibile nei negozi mi sembra che ce n'erano qualche copia. Se volete farvi il cambio della vostra vecchia PlayStation, penso che ci siano delle promo anche interessanti da GameStop, non ve le so dire, però nel caso so che si può fare perché un ragazzo so che stava chiedendo per mutare la sua con questa, quindi io penso che qualche promo ci sia. Quindi nel caso chiedete se dovete fare questo tipo di operazione. Allora, penso che sia tutto per adesso, direi di andare a vederla. Ok, l'artwork davanti è lo stesso della Collector, se non ricordo male, che mi piace molto. Questa
Questa è la console, come vedete, tutta bianca con le orme, ma la vediamo dopo. E questo è il controller che per me è una figata pazzesca. Ora, vediamo, balla tutto qua dentro. Dietro è così, con lo stesso artwork della Collector sul retro, ed è multilingua, quindi penso che indipendentemente da dove la prendiate sia lo stesso. Vi la prenderei in Italia perché penso vi costi di meno rispetto ad altri paesi. Mi sembra almeno che costi un po' di più, almeno all'estero, però magari mi sbaglio. Allora, andiamo ad aprirla. Piano piano. Fa uno stesilio veramente di carta pesta. Appoggio qua, che sennò. Ok, fare questi lavori qua con delicatezza è sempre un'impresa, soprattutto siete da soli. Allora, questo è l'interno, bianca come tutte le confezioni PlayStation, se non ricordo male sono tutte uguali, anche i bundle, io dicendo. Ok, vediamo di aprirla da qua, o da qua, ok, da qua. Sentire un po' di movimento, vediamo cosa c'è. Allora, garanzia guida interruttiva VS4 Pro, guida la sicurezza, soliti manuali che ci sono dentro, la colonna sonora Timefall di Death Stranding, questo è il cavo di ricarica, sì, il cavo di ricarica del controller molto corto, cavo alimentazione e poi allora le cuffiette solite dell'auricolare della Play, cavo HDMI e qua c'è uno dei pezzi forti secondo me di questo bundle, cioè il controller fatto con lo stesso effetto del pod del BB. Quindi arancione trasparente come quello del bambino, che è una figata veramente pazzesca. Dietro vedete giallo, arancione così normale, davanti è trasparente e si vedono le componenti all'interno, che da un lato lo fa sembrare un po' una di quelle cinesate, sapete, della Play 1, della Play 2, tutti i trasparenti che vendevano, tipo quelli della Mad Catz e via dicendo, dall'altro è una vera figata, anche se potevano fare qualche finitura un pelino meglio, perché si vedono qua, vedete, i giunti dell'incastro del controller. Però è bellissimo. Qua c'è il logo Death Stranding sul touchpad che è una figata. E questo è il controller che, allora ragazzi, è figo come pochi. È figo come pochi. Forse con qualche accorgimentino in più poteva essere ancora più bello, ma l'idea a me piace. Però un pochino di cura in più in questi pezzi, vedete che sono gli incastri della plastica, si poteva fare un pelino meglio, dentro magari fare qualche disegnetto, non lo so, dico io, che magari non si poteva evidentemente. Però è veramente, veramente bellissimo. Dico la verità, questo forse è uno dei controller più belli che ho mai visto brandizzati tra tutte le console. Ok, mettiamolo via. Tanto non lo userò mai. Allora, niente, niente, altro c'è. Allora, l'ho aperto in maniera un po' strana, mi sa. Allora. Il solito voucher dei contenuti digitali, che sono gli stessi che abbiamo visto anche nella Collector ieri. L'altro voucher, erano due libretti anche ieri, quindi i contenuti digitali sono gli stessi della Collector. E questo è il gioco in edizione standard, con la copertina della standard, appunto, che io ci tengo sempre a notarlo, è in versione bundle, vedete? Logo giallo da non vendersi separatamente anche davanti, che è antiestetico, però per i collezionisti, quelli fissati un pochino lo sono, ha quella particolarità che lo rende collezionabile. Infatti lo tengo chiuso, tanto comunque non c'è niente dentro. Ok, perfetto. Questa cosa insisto sempre perché è comunque una bella differenza. Io ho recuperato le versioni bundle di Metal Gear 4, di
di Metal Gear 2 ce le ho di sopra in collezione, ho faticato un po' perché effettivamente non si trovavano. Poi chi le vende allo stesso prezzo delle normali, però per i completisti sapete, è sempre un po' un casino andare a cercare edizioni un po' specifiche. Ok, e infine questa, eccola qua, e questa è la console. Come vedete, molto semplice, le due impronte macchiate di olio nero come quelle delle creature rinate. La particolarità che non si coglieva subito è che impresse qua nelle due mani ci sono i due continenti. Vedete, qua c'è l'Europa, c'è l'Africa, qua invece ci sono gli Stati Uniti d'America, però in posizione opposta, quindi boh, vabbè, comunque bellissima. E anche pregna di significato, considerando tutto il tema che lega il gioco, insomma, il fatto di unire tutto quanto. Bella, bella, niente da dire. Questo è il fronte, molto semplice, con logo di Stranding. Niente, penso che non c'è molto altro da vedere. Qua dietro, vabbè, insomma, solita play e basta. Ve la faccio vedere appoggiata un attimino qua, tanto comunque questa non è che richieda chissà che assemblaggio, posizionamento. Questa, una volta che è appoggiata, resta lì. E voilà. È bella. A me piace, nella sua semplicità a me piace. Forse è troppo semplice addirittura, però è molto di impatto. Poi il fatto che è bianca. Insomma, se la usassi, perché non la userò per quello di Spider-Man, farebbe anche un bel effetto con i mobili neri davanti alla parete nera, però comunque la terrò da collezione poi in vetrina col controller appena le avrò sistemate. Allora, niente, io penso che per questo video è tutto. Adesso non so quando ci risentiremo, perché mi sembra che dovrebbe arrivarmi la collector di Shenmue 3, però non quella italiana, ma quella Limited Run con un po' di cosettine in più, un po' più interessante, che comunque la vedremo, insomma, appena mi arriverà, non so quando la spediscono, comunque penso nelle prossime settimane. Allora, appena mi arriveranno anche le altre edizioni di Death Stranding, magari faccio un video riepilogo dove vi faccio vedere un po' tutte le edizioni che sono uscite ad oggi, salvo qualcuna che mi sono perso, ma dovrebbero essere 4 o 5 comunque. Poi nel caso le vediamo appunto nelle prossime settimane. Allora, io come sempre vi ringrazio e a presto.